Collega Enrico Claudio Borghi, prego. Grazie Presidente. Allora, anticipo che il gruppo Lega lascia ai suoi membri libertà di coscienza su questo emendamento, perché si ritiene che vi siano degli aspetti quantomeno problematici. Io sono convinto anche delle esigenze di tutelare la salute dei cittadini in tutti i modi e così via, però non si può dimenticare che su un tema come questo, vale a dire come con l'obbligo vaccinale per un vaccino come quello per il Covid, che è tuttora in fase sperimentale, si sia agito secondo me con una certa leggerezza. E il fatto che si sia agito con una certa leggerezza è testimoniato dal fatto che il garante per la privacy ha depositato una copiosa nota in Gazzetta Ufficiale già pubblicata, dove dice che non è stato innanzitutto minimamente ascoltato e che ci sono degli aspetti critici su questo tipo di articolato. E non solo. Il parlare di demansionamento senza stipendio, io dal punto di vista, cioè sono tutti angeli, però questi angeli senza problemi, noi senza discutere, perché purtroppo, come ha detto la collega, in questo ramo del Parlamento non si è avuto la fortuna di poter discutere di questo problema, che non mi sembra l'ultimo dei problemi, perché stiamo interferendo con la libertà della vita di professionisti, con una certa così, tranquillità, come se fosse uno dei tanti emendamenti, come se fosse uno dei tanti provvedimenti. Bene, noi andiamo senza possibilità di discuterlo appieno, perché anche in commissione la discussione praticamente non c'è stata, a indicare in questo, con questo articolo la possibilità che, qualora uno, un medico, non soggiaccia a un obbligo a cui deve peraltro prestare consenso informato, immaginate un po', no? Cioè c'è il consenso all'obbligo, e qualora non presti il consenso all'obbligo, può essere demansionato, e se non c'è la possibilità di essere demansionato, può essere messo in sospensione senza stipendio. Beh, io penso che ci sono degli argomenti quantomeno che farebbero pensare che c'è una qualche delicatezza intorno alla maniera di legiferare. Perché poi tenete presente che se ci fosse in Europa, cioè quella che ogni tanto invochiamo, se ci fosse in Europa questo provvedimento, uno dice vabbè, ci adeguiamo, ma siamo solo noi. Io ho provato a fare un'indagine per vedere nel mondo chi ha fatto l'obbligatorietà per i sanitari in merito al vaccino Covid, e ho trovato solo il Costa Rica. Se per caso qualcun altro riesce a trovare altri paesi dalla tradizione legislativa forse un pochettino più profonda, che hanno lo stesso provvedimento, no. Gli inglesi, appena è stata ventilata la possibilità, è stato immediatamente liquidato come un-British, no? Ecco, io dal mio punto di vista penso che siano temi su cui si debba riflettere un po' di più. Mi rendo conto che purtroppo siamo dal lato sfortunato delle due Camere, perché la discussione è stata fatta al Senato e a noi tocca purtroppo di recepire tutto quello che è stato fatto, perché altrimenti il decreto scade. E quindi pazienza, è andata così. Mi fido di quello che avranno fatto i colleghi al Senato, ma così come al Senato la Lega ha lasciato libertà di coscienza ai suoi membri, anche qui alla Camera il gruppo della Lega avrà libertà di coscienza su questo voto, perché le problematiche sono non piccole. Grazie.